Ciao a tutti, vi auguro un nuovo giorno di fortuna, pace e felicità con i vostri cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 marzo 2021. Oroscopo Capricorno di oggi. Umore capriccioso, ma che creatività. Con la luna allo zenith, bella ma mutevole e dispettosa, soprattutto oggi che se la piglia con il vostro inquilino Plutone. Fate un sacco di progetti per non portarne a termine nemmeno la metà. Vi sostiene, però, una splendida fantasia che, unita alla memoria, vi aiuta a cavar vela ovunque, a scuola, in affari e sul lavoro. Vantate un ottimo intuito e i vostri occhi lungimiranti vedono anche dove altri non arrivano. Attenti, però, alle emozioni che possono sfuggire al controllo dei vostri guardiani della soglia, esponendovi a imbarazzanti figuracce. Astro tarocco del giorno per Capricorno. 6 bastoni. La coppia è aiutata dall'armonia che c'è nell'ambiente circostante in cui vive. Potrebbe essere anche l'opportunità di nuove amicizie e di nuovi incontri proprio nell'ambiente di lavoro in cui si vive. I single incontreranno persone interessanti proprio nell'ambiente in cui vivono o lavorano. Anche l'anima gemella. Non buttate via le ottime occasioni che oggi potrebbero presentarsi. Luna e Venere sono in buon aspetto ma vanno incentivati tutti i rapporti se volete cogliere le occasioni giuste. Probabili scenate di gelosia da parte del vostro partner. In serata avrete momenti più distesi con qualche piccola gioia dovuta all'arrivo di buone notizie sul fronte del lavoro. Lasciate che sia il vostro partner a chiarire una sua posizione. Ascoltatelo e poi tirate le somme senza per questo dimostrare il vostro disappunto. Atteggiamento remissivo che non serve il vostro? Prendete il coraggio a quattro mani e affrontate la situazione. In amore potreste mettere a segno il colpo giusto. Alcuni potrebbero avere dei piccoli disturbi agli occhi o alla vista, niente di preoccupante, basterà un po' riposare gli occhi e riposare di più. Non fate le ore piccole e cercate di assumere le giuste ore di riposo. Marte vi si para contro. Cercate di essere pazienti e tolleranti. Oggi non è il giorno ideale per litigare. Vai in un posto tranquillo, rilassante. Fai una cura depurativa. Per alcuni oggi è giornata di grandi ritorni. Saranno improvvisi, inaspettati e fino a tarda serata potrebbero meravigliarvi. Per altri invece il pensiero fisso dell'attesa di un ritorno potrebbe non far spiccare il volo proprio nei sentimenti. Oggi alla vita potrete chiedere di tutto. È un momento favorevole anche se non mancano gli imprevisti e i contrattempi. Forse questa non è la giornata più adatta per discutere di soldi con qualcuno che vi è vicino o anche per questioni di affari. Provare a organizzare con attenzione il vostro tempo oggi, poiché le feste si avvicinano e ci sono ancora alcune questioni da chiarire, che non possono certo restare irrisolte. In questa giornata un piccolo dramma vi farà perdere la pazienza e non riuscirete probabilmente a portare a termine un impegno preso precedentemente, con una persona molto importante. Sia che si tratti di affari o di sentimenti, qualche nuvoletta in amore solcherà il cielo delle nate nella seconda decade. Configurazione planetaria che vi favorisce in modo discreto. Sole e Venere, la parte attiva e quella affettiva dell'io, si trovano rispettivamente in angolo benefico dal segno dei Pesci. Una bella forma psicofisica, una splendida condizione mentale vi allietano il quotidiano. In famiglia è tutto come a voi più piace. Scorrevole e quieto, ogni componente dell'habitat domestico vive in perfetta autonomia, senza intralciare la libertà d'azione dell'altro. Non sarà favorevole, ma questo non significa che ci sarà sicuramente una discussione in amore. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore avrete belle opportunità da sfruttare. I Capricorno si stanno dedicando molto al lavoro e ora vogliono dimostrare il più possibile al loro capo. In amore sta andando tutto bene anche se a volte ci sono un po' di discussioni. Oggi secondo le previsioni di Paolo Fox, dovrete cercare di apparire riposati agli occhi del vostro capo. Tenete molto a questo lavoro quindi cercate di dimostrare il più possibile. In amore tutto procede bene anche se purtroppo, a volte, ci sono molte discussioni. Scendete dal piedistallo. Oggi è giunto il momento di abbassarsi a livello degli altri, senza troppe cerimonie. È vero che potreste avere delle qualità maggiori, ma non potete essere onniscienti. Talvolta, mettersi in discussione in modo corretto,
potrebbe portare ad un miglioramento generale, perché permetterebbe agli altri di capire che anche voi potete avere delle difficoltà. Punto. Giornata no, proprio un mercoledì da bollino nero, rivelatelo agli amici con una faccina triste, così non saranno sorpresi quando vi vedranno in viso. Motivo? La quadratura Luna-Plutone, che riporta in auge vecchie ruggini e spiacevoli episodi del passato. Punto. Amore ed Eros, l'amore resta fantasia ed è meglio così. Se approdasse al piano della realtà trovereste senz'altro qualcosa da ridire, fino a sfibrare il rapporto ancora in fase di rodaggio. Tensioni familiari e incomprensioni di coppia, ciò che del partner non vi piace sono esattamente i vostri difetti visti allo specchio. Punto. Ti butterai a capofitto in una relazione molto stimolante dal punto di vista erotico, e potrai godere delle gioie e del piacere del sesso. Se siete della prima decade, siete persone piacevoli e spavalde, non vi sarà arduo scovare una nuova preda molto disponibile ad amplessi trasgressivi e clandestini. Punto. Attraversate un momento di romance con la vostra dolce metà. Plutone e Nettuno vi sorridono, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di gennaio. I nuovi amori si nutrono di atmosfere un po' trasognate e, anche voi, duri e puri capricorni tradendo un po' la vostra natura sobria e razionale, diventate lirici, vi abbandonate ai sentimenti in maniera totalizzante e profonda. Le storie di lunga data appariranno invece più intonate alla tenerezza e sottese a nuovi coinvolgimenti emotivi che vi caratterizzeranno. Punto. Lavoro e denaro, tra famiglia e lavoro, oggi non avete un attimo di respiro. Le incombenze domestiche si intrecciano alle mansioni professionali, non occorre che sia il capo ad imporvele, la vostra coscienza professionale sa dove mettere le mani, sarete irascibili e asociali, ma in fatto di responsabilità e rispetto degli altri dareste dei punti a chiunque. Punto. Oggi potresti essere suscettibile di cambiamenti d'umore, cerca di contenerti per evitare contrasti con i tuoi colleghi o comunque con i tuoi superiori. I nati nella seconda decade dovranno fare attenzione a non pensare solo alla stima e al lustro, ma a tenere conto anche dei miglioramenti finanziari. Punto. Un segno così compassato come il vostro può far parte del mondo della musica pop, e perché no? La vostra natura adattabile lo consente. Ci sono tanti cantanti appassionati di musica innovativa, di stili contemporanei che ottengono un meritato successo. Si pensi al bravissimo artista britannico Marlon Rudette. Punto. Benessere, occhio ai capitomboli, specie per chi porta il tacco 12 o dimentica a casa gli occhiali. Se tendete a distrarvi e a guardare per aria, galeottolo scalino traditore, finirete con le gambe per aria. Stomaco più capriccioso e intollerante che mai, a un pranzo di lavoro prima di ordinare controllate la lista degli alimenti permessi, in ogni caso non prendete più di due portate, specie se vi attende un pomeriggio di intenso lavoro. Punto. Con Marte poco amico, la forma fisica e l'attenzione per il corpo lasceranno un po' a desiderare. Vi sentirete stanchissimi e nervosi. Perché non vi iscrivete ad un corso di yoga? Vi infonderebbe una incredibile sensazione di benessere e tranquillità, in barba ai transiti avversi. Punto. Per lei, umore e ormoni si influenzano a vicenda, se non vi sentite padrone dei vostri nervi guardate il calendario, soprattutto le fasi della luna. Per lui, non più dominanti ma dominati, se l'amore diventa ossessione perdete tempo, energia e charme. Riscuotetevi. Punto. Colore delle emozioni, grigio scuro. Punto. Barometro dell'umore, piovoso. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 6. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.